dai confetti della tua stazione, prima era una stazione ferroviaria. Abbiamo il ricordo della vecchia locomotiva, c'è il toponimo del passaggio a livello, proprio perché lì partivano e arrivavano treni. Allora, quindi la ferrovia Crotone-Lucana si è convertita nel tempo poi in pullman, che ora si chiamano solo ferrovie della Calabria, va bene? Un altro inciso è, guardate bene queste bellissime pinete, perché ci sono numerosi scoiattoli. Gli scoiattoli che abbiamo noi sono il turismo tipico dell'Appennino meridionale. Cosa vuol dire? Che non hanno a che fare con gli scoiattoli che abbiamo nelle Alpi e nel Nord Italia e nel resto d'Europa. Quelli sono rossi, poi abbiamo quelli grigi che vengono dall'America, che in parte sono stati introdotti anche in alcune zone dell'Italia, ed è negativo, perché lo scoiattolo americano poi prodotto in aree italiane può danneggiare la presenza dello scoiattolo locale, cioè si chiamano specie aliene, introdotte in maniera, diciamo, a volte anche abusiva all'interno di un nuovo territorio, va a danneggiare il territorio della specie autoctona. Invece quello che abbiamo noi è esclusivamente uno scoiattolo meridionale, cioè a parte l'Appennino meridionale italiano, non esiste da nessun'altra parte in tutto il mondo. È nero, tutto nero con il petto bianco. Quindi è un endemismo, prima a livello di sottospecie, ora è stato addirittura, dopo studi genetici, elevato a vera e propria specie. Cosa vuol dire? Non è una sottospecie dello Sciuris vulgaris, ma è proprio una specie, Sciuris meridionalis, cioè quindi lo scoiattolo meridionale. E un endemismo cosa vuol dire? Che vive esclusivamente in questa regione geografica, l'Appennino meridionale. Nessuno lo conosce, questo simpatico animale, se ne parla poco, e invece è uno degli animali più importanti, perché è unico ed è del nostro territorio. E vive proprio in queste colline, a partire da questa zona, a salire verso Morano, c'è una zona collinare, dai 400 agli 800 metri di altitudine, nelle pinete o in altri boschi, dove trova nutrimento, perché ovviamente si nutre di semi, possono essere i pinoli, possono essere le nocciole e altre cose. Se trovate delle pigne rosicchiate, sicuramente sono state loro che le hanno. Vabbè, chiudiamo la parentesi, poi se avete altre domande, non mi voglio prolungare, perché da dire ce ne può essere. Io solo un saluto vi voglio dare, il benvenuto a Morano per chi viene da fuori, per chi è di Castrovillari non c'è bisogno che lo faccia, perché in realtà Castrovillari è Morano. Siete tutti di Castrovillari, solo io e la mia amica siamo da fuori. Ritengo che Castrovillari e Morano sia tutt'uno, non vedo sta differenza, tanto è che il percorso unisce queste due realtà che sono molto belle, sia Morano che Castrovillari. Morano è la sua realtà, Castrovillari è la sua. Questo percorso devo ringraziare Francesca, perché me lo sta facendo vivere, non perché non lo conosco, ma me lo sta facendo vivere in modo diverso, perché io sinceramente non l'ho mai fatto così come lo sto facendo adesso. Io sono un amatore, un frequentatore della montagna e della speleologia maggiormente, quindi per me questi sono dei percorsi minori, li chiamo io, cioè, ma che sono altrettanto importanti e altrettanto belli da fare e da visitare per tutti quanti. Quindi se volete in realtà...